Ecco Palazzo Alvaro, la prefettura, Palazzo San Giorgio, i tavolini del bar. Oggi 16 luglio 2021, facciamo un po' il punto della situazione. A parte che l'acere col mal di gola già una settimana, però questa è una no notizia. Anche se comunque mi ha creato e mi sta creando un pochi problemi. E dormire la notte con gli spifferi non è molto indicato, quindi allora intanto vi aspetto qui alla mostra Palazzo Alvaro Sala Boccioni dalle 8 di questa mattina fino alle 19 di questa sera, per cui venite a vedere la mostra dei quadri dell'arciere, venite, adesso mi tolgo gli occhiali, se no dice questo non si fa vedere neanche negli occhi, quindi le persone è giusto guardarle negli occhi, è giusto guardarsi negli occhi. Gli occhi sono, come si dice, lo specchio dell'anima. Quindi diciamo che questa è la prima notizia, cioè quella della mostra dei dipinti dell'arciere, la seconda mostra qui a Palazzo Alvaro, Sala Boccioni. Fino a stasera alle 19, però ci potrebbero essere delle variazioni. Intanto comunque voi venite, cercate di approfittarne, adesso è bello fresco, gustatevi 10 minuti di colori, non tanto perché sono i miei colori o comunque sono colui il quale li ha assemblati e li ha messi in maniera tale che poi assumono delle forme più o meno belle, più o meno interessanti, però 10 minuti immersi in un qualcosa di diverso all'interno della città di Reggio, all'interno di un palazzo bellissimo, all'interno di una sala bellissima, può essere comunque un passare un 10 minuti, un quarto d'ora davvero notevole. Insomma, quantomeno gli occhi si riempiono di gioia, insomma, gli occhi ci rendono più felici. Poi ieri ho pubblicato una lettera firmata, chiaramente la signora l'ho tutelata per tutelare poi il bambino autistico, insomma, a questa signora è stata rubata una macchina ed è stata messa in serie difficoltà. Quindi, ho visto che si è un po' movimentata la rete in senso positivo, adesso poi proveremo a chiedere alla signora magari per fare una colletta generale e ricomprargli magari una macchina nuova. Sarebbe davvero una risposta a coloro i quali hanno fatto questa vigliaccata, questa bastardata di rubare la macchina. Una macchina dall'altro neanche nuova, ma una macchina a chi davvero ha una necessità, diciamo, di vita, non solo di, insomma, cercate di essere seri, non rubate ai poveracci, tra virgolette, o coloro i quali hanno davvero bisogno di, cercate se siete in grado, andate a rubare a chi è ricco, comunque, non si dovrebbe fare comunque, però se dovete scegliere, non andate a rubare una macchina vecchia che è sicuramente di una persona che vive modestamente e dignitosamente, e il fatto di avergliela rubata ha comunque provocato anche un fatto di salute alla bambina autistica di cui lei è madre. Insomma, cerchiamo di essere. Di avere un briciolo di dignità, anche se il criminale o il ladro di galline, insomma, lo spessore quello è, però il mondo è fatto anche di costoro e bisogna pregare anche per loro, perché poi bisogna essere sempre comunque cattolici, bisogna avere sempre comunque fede. Non vi torna indietro queste merdate che fate, queste vigliaccate. Non vanno mica bene, cioè fate soffrire le persone per che cosa? Per
per avere i 200 e 300 euro magari del cavallo di ritorno, oppure per dei pezzi di ricambio. Cioè, pensate, ogni volta che sottraete qualcosa a qualcuno, potete sottrarre qualcosa di vitale. Non funziona così. Cerchiamo di essere, siamo nel 2021, cerchiamo di avere anche un senso diverso delle cose. Non necessariamente perché siete in difficoltà o non avete un lavoro, questo vi autorizza ad andare a rubare. Cioè, bisogna cercare di uscire da queste situazioni del cavolo. E poi ricordatevi, restituite la macchina perché siete delle merdacce. Sul mio profilo trovate la lettera firmata con tutte le caratteristiche. Adesso poi, se la signora vorrà, si organizza questa colletta, questa colletta che coinvolga un po' tutti, in maniera tale che la signora abbia prima possibile una macchina nuova e decente e che possa accompagnare la sua bambina che non sta bene, che è una bambina autistica, a vivere la propria vita e il proprio equilibrio. Insomma, questo non per farvi la predica o per... quando bisogna fare il punto, insomma, il punto bisogna toccare anche quelli che sono le parti emozionali, le parti che poi ci rendono vivi, ci rendono essere umani. Intanto lì c'è il vice sindaco Armando Neri, l'assessore Gigi Balmenta, il consigliere Antonino Malara, Deborah Navarro, insomma c'è parte dell'amministrazione, quindi tra città metropolitana e comune. Per chiudere questa riflessione questa mattina, tra l'altro non sono in forma perché ho mal di gola, cerchiamo di essere migliori noi prima di pretenderlo dagli altri. Cerchiamo di dare l'esempio, non che io sia un buon esempio, però ce la metto tutta durante l'arco della giornata per dare il meglio, non il peggio di me stesso. Per cui basta con queste stronzate. Cioè, io vedo ragazzini di 15 anni che si atteggiano a bulletti, a arroganti, eccetera, ma a 14-15 anni per me non esisteva solo il sorriso, il divertimento, la gioia. Insomma, se il mondo è cambiato così, davvero bisogna fare qualcosa, bisogna intervenire e bisogna martellare continuamente affinché le cose cambino, ma cambino in meglio. Sono riflessioni un po' filosofiche, ma che poi a mio avviso rappresentano quelle che sono le difficoltà di questa società attuale. Parlo della città di Reggio, comunque della città metropolitana, ovunque si va trovo tanta cattiveria. Dici, ma tu sei buono? No, magari sarò cattivo pure io a volte, ma non quella cattiveria gratuita o comunque quella forma mensile. Ma come fate a uscire la mattina e pensare di far del male o comunque di non sorridere alla vita? Cioè, la vita è il più grande spettacolo del mondo, diceva Papa Wojtyła, e dobbiamo godercelo, non è? E poi è unico e ripetibile, cioè il biglietto lo pagate una sola volta e poi è finita. Cerchiamo di essere un po' più positivi, come si dice, cerchiamo di essere un po' più propositivi, cerchiamo di essere un po' più buoni noi stessi, non pretendiamo dagli altri quello che poi non riusciamo a dare. Cioè, anche vi racconto questo e poi chiudiamo questi pochi minuti di riflessione dell'arciere, un po' estemporaneo. Io di solito faccio queste dirette seduto, cerco di non alzare la voce, di essere comunque educato, mi metto appartato e di non disturbare nessuno. La gente invece no, tu la vedi in giro al telefonino che urla, magari l'altro giorno uno si è avvicinato a un metro da me, urlava non so con chi al telefono, l'ho dovuto richiamare per dire scusi, ma lei può abbassare la voce per favore, mi sto disturbando. E per tutta risposta ho ricevuto: lei chi è? Ma che c'entra che sono io? Abbassa la voce perché comunque sta infastidendo. Cioè, cerchiamo
un minimo di galateo di averlo, non siamo soli e possiamo pensare che, di fare quello che ci pare e piace. Cerchiamo di avere il rispetto, non di pretenderlo sempre, ma cerchiamo di averlo. Ora, un'ultima cosa, si attacca continuamente l'amministrazione, il sindaco, i politici, è giusto che si attacchino, ma mai a livello personale, se non satiricamente in maniera ironica. Non si augura la morte, non si augurano disgrazie a un politico o comunque sia a chi cerca di... almeno noi partiamo sempre dal presupposto che tutti siano in buona fede, nel senso che chi si candida va lì per cercare di fare qualcosa di positivo per la propria città o per il proprio paese. Poi magari se lo fa per fare i propri comodi, lì è lui che si deve vergognare, ma vengono sempre sgamati, non la fa franca a nessuno. Però in ogni caso non bisogna continuare con queste offese personali, eccetera. E poi anche con la cultura, io dico, c'è la mostra d'arte a Palazzo Alvaro, Sala Boccione, dei dipinti dell'Arciere, e qualcuno mi scrive la spazzatura. Ma ho capito, ma non si vive di solo pane, diceva qualcuno di molto più importante nel senso più assoluto del termine di me. Non esiste solo, ho capito, il problema c'è della spazzatura, dell'acqua, delle strade rotte, però non è che la vita è solo quello. Cioè, poi non cerchiamo di farci male da soli guardando e evidenziando solo il brutto, cerchiamo di cogliere anche il bello. Poiché che i problemi ci siano e che debbano essere risolti, sono d'accordo con voi, ma ci mancherebbe pure. Però cerchiamo di non essere sempre monotoni, di non fare sempre politica. Addirittura, ma questo si sa, lo si faceva anche al mio paese, che era una piccola comunità, Roccaforte del Greco, si utilizzava l'acqua e la spazzatura per fini politici. Cioè chi era avverso a chi amministrava buttava la spazzatura per le strade oppure lasciava aperta l'acqua tutto il giorno per svuotare i serbatoi, insomma boicottava l'amministrazione. In Italia si è innescato questo meccanismo, nel momento in cui vince uno, l'altro, la parte avversa non riesce ad accettare la sconfitta. Invece no, bisogna accettare la sconfitta, quando vince uno bisogna essere poi, l'opposizione deve avere quel ruolo di controllo, ma deve essere anche collaborativa e non necessariamente distruttiva a tutti i costi e già dal primo giorno chiedere le dimissioni, altrimenti non si va e non si andrà da nessuna parte. Ma questo non per farvi delle lezioni di prima mattina, ma sono semplicemente riflessioni. Poi se le condividete bene, se non le condividete va bene lo stesso, l'importante comunque è ascoltarsi, ascoltare anche gli altri, così come fa l'Arciere, ascolta tutte le persone prima poi di esprimere quello che è la sua opinione, magari anche in un fatto di cronaca, sente, ascolta e poi esprimo sempre comunque la mia opinione. Ecco, così vi ricordo l'ultima cosa, poi vi saluto, che un giornalista, intanto dovete utilizzarlo voi persone per non esporvi, fatevi esporre, ma è il filtro nel fare l'informazione. Quindi se avete un problema e non vi volete esporre, ditelo a me, raccontatemelo nei dettagli, poi io lo verifico, chiaramente tutelo quella che è la vostra privacy, quindi utilizzatemi in questo senso. Lo so che lo state facendo, molti lo fate, vi ringrazio. Però cercate di entrare in questa ottica, non di fare voi la notizia, ma di dare la notizia al giornalista che magari ha un seguito maggiore, ma anche una credibilità e anche il titolo per esporre dei fatti di cronaca. Quindi non confondiamo anche i ruoli in questo senso. Quindi utilizzateci, voi segnalate le cose che non vanno, i problemi, le vostre cose, tanto rimane poi il segreto professionale, a meno che non mi raccontiate dei reati. Allora il reato, nel momento in cui me lo raccontate, io ho l'obbligo di fare la denuncia. Però un problema dell'acqua, della spazzatura, o segnalarmi un incidente o un incendio o qualche problema vostro personale o qualche sopruso o altro, voi fatemelo sapere che io cercherò di dare
di esprimere quello che è il mio ruolo, che ci tengo a sottolineare, non è un ruolo di registratore e di megafono degli altri, dei politici, delle istituzioni, eccetera. Io contesto, verifico e discuto ed esprimo la mia opinione. E questo è, in maniera tale che comunque abbiate più fattori possibili per poter giudicare più serenamente in maniera più obiettiva. Bene, questa è la facciata del 16 luglio 2021, vi aspetto qui, eccolo qua, Palazzo Alvaro è sempre qui, Piazza Italia, Reggio Calabria, Sala Boccioni, la mostra dei dipinti dell'Arciere vi aspettano. Vi lancio questa bella frecciata oggi 16 luglio San Carmelo. A proposito, auguri di buon onomastico a tutti i Carmelo, i Carmela, Carmen, Carmenzita, Carmelina, eccetera, insomma, buon onomastico a tutti voi.